Parliamo adesso di neoliberismo attraverso questo articolo che è uscito sul Sole 24 Ore che si intitola Neoliberismo in Italia, chi l'ha visto? L'autore è Corrado Griffa, manager bancario industriale, consulente aziendale in Italia e all'estero, giornalista pubblicista. Un neoliberista, insomma, come scrivo io in questa mia sintesi dell'articolo. L'autore, Corrado Griffa, sottolinea l'accezione negativa con cui oggi viene pronunciato il termine neoliberismo per condannare l'economia di mercato e il capitalismo, pratiche immorali, predatorie, di laissez-faire e comportamenti esecrabili di investitori che spremono i lavoratori e ne calpestano i diritti per fare profitti. Dunque, dopo aver analizzato questa accezione negativa del neoliberismo, l'autore calcola quanta percentuale di neoliberismo è presente nel PIL italiano. Per vedere se effettivamente c'è tutto questo neoliberismo in Italia, e in realtà non c'è. Infatti, circa la metà del PIL italiano è prodotto dalle entità dello Stato, che operano in situazioni di monopolio e quindi al di fuori delle logiche di mercato. La percentuale poi si innalza fino a superare il 75% del PIL nazionale se consideriamo anche tutte quelle attività gestite dalle amministrazioni comunali, i servizi forniti da enti e aziende possedute dagli enti territoriali locali e tutte le altre attività che operano sulla base di concessioni statali, quindi a diretta dipendenza dalla mano pubblica e al di fuori del regime di mercato e di libera concorrenza. Quindi più dei tre quarti del PIL nazionale derivano da attività direttamente connesse all'azione statale, che, ribadiamo, opera al di fuori del regime di libero mercato e di libera concorrenza. Quindi di quale neoliberismo stiamo parlando? Infatti l'autore dice: chi l'ha visto in Italia il neoliberismo? Il male profondo piuttosto è l'eccessiva, debordante, elefantiaca, onnipresente, inefficiente mano pubblica che come una piovra si è impadronita del paese sulla via lastricata di buone intenzioni, ma che sempre conduce all'inferno e ha reso il paese incapace di pensare, agire e fare. Cosa dobbiamo fare invece? Smantellare pietra dopo pietra lo statalismo che è ormai in noi. Altro che invocare ulteriore intervento statale. Questo è l'articolo, non lo leggiamo, lo scorriamo rapidamente, ma contiene sono gli approfondimenti della sintesi che abbiamo appena letto.